Ti prego, basta! Non volevo! Donare? Buona fortuna! Egli sa qualsiasi cosa accada nell'impero. Sua sublime serenità ha il pieno controllo della situazione. Che atleta eccelso! Siete un uomo compassionevole, Effendi. Potete aiutarmi? Non nego di aver rubato della frutta da un mercante, ma solo perché la fame ha avuto la meglio sulla mia onestà. Portatemi la chiave di queste catene e vi ripagherò 10 volte tanto. Aspettami qui. Per forza. Materie prime dovrà essere raddoppiata per sostenere i crescenti costi di protezione delle tratte commerciali. La milizia si duole dell'ulteriore pandemia. Dove pensi che venga? Guarda un po', ma perché comportarsi come una scimmia? La sensazione! Devo andare! Dio, mi aiuti! Non posso prendere la parte! Come se non ti avessi mai visto! Merda! Me ne vado! Da dove pensi che venga? Al tuo piede! Piuttosto rischioso, no? Voi mi umiliate, Effendi. Ripagherò il mercante che ho derubato e gli mostrerò la stessa gentilezza. Dopo esserti ripulito la coscienza, amico, unisciti alla nostra causa. Per essere un onesto uomo, bisogna avere un lavoro onesto. Ne sarei onorato. Grazie. Ibn Rushd stesso non avrebbe saputo curarmi. Cos'era? Un'esplosione? Una per i miei gusti. La più grande ricompensa, o così piccoli. Non
Mentore, abbiamo un problema. Negli ultimi mesi sono scomparsi molti assassini e credo di sapere perché. Scomparsi? Intendi dire che sono stati uccisi? Temo di sì, ma non c'è tempo per spiegare. Nasconditi nel parco a ovest e attendi il mio arrivo. Lo vedrai tu stesso. Fidatevi delle mie cure, gente! Aguzza i sensi. Qui c'è un pericolo che non comprendo ancora a fondo. Resta di guardia. Io darò un'occhiata in giro. Di uccidere innocenti. Questi assassini sono dei pazzi, totalmente preda di una spregevole follia. Ho sentito dire che hanno massacrato una carovana piena di bambini profughi a causa delle battaglie a est. Non hanno risparmiato neanche i cammelli. Io vi dico che nessuna sarà mai. C'è qualcosa che non mi convince. Segui quell'uomo! Solo un colpevole corre così veloce! È solo un folle, si ferma a combattere! Colpisci! Sì. Gli addosso!
Colpito! Ti ha ferito? Ha ferito il mio orgoglio e ora ho il cuore pesante. Quell'uomo si chiama Vali. Un tempo era un assassino. Ha molto talento e un conto da saldare. Nevet, finché non verrà fermato o ucciso, temo che nessuno di noi sarà al sicuro in città. E finché non finirai l'addestramento, non ti lascerò faccia a faccia con un individuo così letale. Pensiamo innanzitutto ad affinare le tue capacità. Porgo le mie scuse. Che stolto sono stato. È un po' troppo vecchio per questo genere di cose, no?
Ci sono danni? Non mi pare. I templari bizantini sono dei cattivi ospiti, ma come inquilini non sono male. Una volta conquistato un posto, lo conservano intatto. Perché intendono restarci. Esattamente. Bene, come promesso, se hai voglia di imparare a fabbricare bombe, posso insegnartelo. Non toccare. Una mossa sbagliata e boom, viene giù tutto l'edificio. Dici sul serio? Che faccia che hai fatto! Ecco, ti faccio vedere. Le nostre bombe si compongono di tre parti. L'involucro, la polvere nera e l'ingrediente primario. Talvolta aggiungiamo qualcosa in più, per sfizio. Ma lo vedremo più tardi. Per ora, concentrati su questi elementi. Troverai molti ingredienti per le bombe, sparsi per tutta la città. Perciò, quando te ne vai in giro, tieni gli occhi aperti e il naso a terra. Mi terrà occupato. Grazie, Yusuf. Hai mai visto questo libro? No. È un diario? Sì. La crociata segreta di Niccolò Polo. Il padre di Marco? Ce l'aveva addosso un templare a Masyaf. Accenna alle cinque chiavi della biblioteca di Altair. Niccolò le portò qui e le nascose. Ah, i templari lo sanno. Quindi è una corsa contro il tempo. Ne hanno già trovata una, sotto il Top Capi. Voglio recuperarla e trovare le altre quattro. E da dove inizierai? La vecchia stazione commerciale dei Polo. Gestivano un'attività in zona, no? Credo di sì. Parla con un uomo chiamato Piri Reis al Bazar. Può darti delle indicazioni. E insegnarti a fabbricare altre bombe, se sei interessato. Non si vedono cose così tutti i giorni. Piri Reis,
Credo di aver veduto alcuni dei tuoi primi lavori. Reis? Ti manda Yusuf Tasim? Sembra una delle sue solite esagerazioni. Sì, ha detto che avresti potuto mostrarmi dov'era la stazione commerciale di Niccolò Polo. Ah, tu devi essere il fiorentino di cui tanto ha parlato. Enzo? Ezio. Ci sono andato vicino. Sì, la vecchia bottega dei Polo. È a ovest dell'Aia Sofia. Qui. Grazie. Yusuf ha detto anche che avrei dovuto parlare con te di alcune bombe speciali. Quell'uomo. Che chiacchierone. Evet, sono un navigatore della flotta del sultano. Ora in congedo per studiare cartografia. Ma durante il servizio ho sviluppato anche una passione per l'artiglieria e gli esplosivi. Ed è tornato comodo agli assassini. Ci ha dato un vantaggio. Ho molti tipi di bombe. Solo per gli assassini, certo. Letali, tattiche, diversive e alcune con un involucro speciale. Tutto quello che vedi è in vendita, ma devi dimostrarmi di sapere come usarlo. Sono ansioso di apprendere. Ebbene, nessuno te l'impedisce. Fammi sapere. Coraggio da vendere! Buongiorno, Merhaba. Entrate, prego. Scusate il disordine. Non ho avuto il tempo di sistemare da che sono tornata. Venite da Rodi, giusto? Sì, come lo sapete? Eravamo sulla stessa nave. Sono Ezio Auditore. Sofia Sartor. Ci conosciamo? Adesso sì. Posso dare un'occhiata? Prego. I libri migliori li trovate sul retro. Mi fa piacere incontrare un altro italiano in questo distretto. Stanno quasi tutti nel quartiere veneziano e a Galata. Altrettanto. Pensavo che la guerra fra gli ottomani e Venezia avesse costretto alla fuga quasi... Trovato qualcosa di vostro interesse? Oh mio Dio! Chi ce l'ha messa? Incredibile! Dove conduce? Perché non lo scopriamo? Voi chi siete, messere? Solo l'uomo più interessante della vostra vita. Che presuntuoso. A presto, Sofia. Tornerò tra un momento. Che schifo! Hai idea da quanto stiamo esplorando questa fetida cisterna? Sono qui da qualche settimana. 13 mesi! Da quando il Gran Maestro ha trovato quella maledetta chiave. Ma non ha la più pallida idea di quello che fa. Sa soltanto che sono da qualche parte, in città. È una grande città, questa. Lo so! È quello che ho detto. Tornate ai vostri posti, idioti.
Troveremo le chiavi. Occhi aperti, E guardate le porte, non i vostri piedi. Petros, assicurati che abbiamo abbastanza fiaccole per lo scavo. Sono stufo di brancolare nel buio.
A Isfahan? C'è qualcuno qui sotto con noi. Occhi aperti e mani pronte. Colpite!
Non posso spendere la mia pace. Io me ne vado e alla svelta. Non voglio morire. Dannazione. Meglio sparire. Non posso spendere la mia parte se sono morto, no? Salve Ezio, eccovi finalmente. Chi avete trovato? Qualcosa che potrebbe interessarvi. Mio Dio, che meraviglia! E questa è la mia bottega. Osservate i margini. Che strani simboli. E questi sono titoli di libri. Libri rari. Alcuni di questi non si vedono da più di 1000 anni. Niccolò Polo nascose questi libri per la città. Questa mappa dovrebbe dirci dove. Iniziate a intrigarmi, vagamente. A quanto vedo, devo prima trovare questi 3 libri. Potrebbero contenere indizi per localizzare gli altri. Molto curiosa. Un'altra è stata trovata sotto il palazzo Top Capi, ma c'è ancora tempo per raggiungere le altre. Trovata da chi? Uomini che non leggono. Sofia, potete decifrare la mappa e aiutarmi a trovare quei libri? Me li presterete quando avrete finito? Troveremo un accomodamento. Yusuf, salute. Piri mi ha detto che potevo trovarti qui. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, credo di sì. Questa è una delle 5 chiavi di Altair, uno strano manufatto. Ah, non ho mai visto niente di simile. Dovresti tenerla al sicuro. Nella nostra base, sì, lo farò. Che cosa ti porta qui? Oggi mi sto coordinando con i nostri alleati, i ladri del bazar, i mercenari vicino all'arsenale e le Atingane, nel distretto di Costantino. Giornata impegnativa, Yusuf. Lascia che ci parli io con le Atingane. Ho avuto qualche contatto con loro in passato. Questo mi leverebbe un peso.
Se vai di fretta, puoi spostarti attraverso le nostre gallerie. L'aria là sotto è un tantino stantia, ma i ratti non sono più grossi di cani. Divertiti. Grazie. Del terrore provocato dalla loro presenza. Ma l'unione fa la forza! Sconfiggiamo insieme questi diavoli! Esistono giustificati. Temete questi mal... Buona giornata a voi! Ho visto gente più allegra sul patibolo. Ah, risparmiatevi l'ironia, Effendi. Oggi i bizantini ci hanno rubato i guadagni di 6 mesi. Mi dispiace, posso aiutarvi? Forse. Per secoli la mia gente è stata diffamata e insultata. Ci hanno chiamate streghe e stregoni. E allora sia. Non rifuggiremo più questi epiteti, ma li accoglieremo. Incoraggiamo queste voci, già che è meglio essere famigerati che ignorati. L'idea mi pare buona. Ecco il piano. Chiunque abbia toccato quella cassa di denaro deve morire, ma con discrezione, come se fosse stato maledetto. La maledizione a Tingana sarà la nostra benedizione. Forse allora si decideranno a lasciarci in pace. Tendi immediatamente! Via, fammi... Qual è il piano?
Quanti ne hai uccisi tu oggi? Io ho perso il conto. Non mi bastano le dita e non riesco a vedere. Ottimo lavoro, Kefas. Quei bambini non si avvicineranno più alla strada. Mi piace come allarghi gli occhi e le narici. Davvero spaventoso. Per poco non te la facevano addosso. Non so. Qualcosa mi dice che quello cadere. Ma loro vogliono essere pagati per la loro protezione, per costruire un quello motore per il comando. Quello merita di essere tenuto d'occhio. Come possiamo aiutarvi? Che ci farai con la tua parte? Un pasto caldo, magari un bagno. È probabile che li avessero rubati a qualcun altro. Ben gli sta. Quanti soldi, non posso crederci. Dopo. Dio, non posso credere quant'è pesante. Vuoi che la porti io? Ehi! Che cosa succede? Sta male? Cosa sta succedendo? Lasciami, non possiamo restare. Questa non può essere che opera del demonio. State troppo caso siete. Non ne può venire nulla. Che sta succedendo? Andare a prendere l'acqua, rammendare, scusare i bambini. Restate qui. Da dove pensi che venga? Il gioco sarà certamente un sollievo. Dove stiamo adesso non c'è più spazio. Ma che diavolo succede qui? È la maledizione a Tingana. Dio ci aiuti. È stata una brutta idea. Sono vittima di qualche maleficio. Oh, qui c'è sotto qualche diavoleria. Santa, ma che vi è preso? Dio mi protegga! Che stolto sono stato! Perseguita a distanza nei Balcani, servite all'armata principale del sultano, quale adesso, potendo contare su un'orda massiccia... I vecchi trucchi sono sempre i migliori. State attento, Ezio. Ho saputo che la cassa è maledetta.
Dove andiamo, mia bella signora? Di qua. E state in guardia. Avete mai sentito il termine gitano? Di frequente, sì. Sapevate che questa parola deriva dall'errata convinzione che la mia gente provenisse dall'Egitto? E lo trovate offensivo? Lo trovo buffo. Il mio popolo proviene dalla Persia orientale, ma in qualche modo siamo diventati cittadini di una terra che non abbiamo mai visto. La gente è lesta a giudicare e lenta a correggersi. La gente è stupida. Talvolta. Ezio, la risposta più semplice è sempre la migliore. Dovreste controllare, assicurarvi che ci sia tutto. Vi siamo riconoscenti, Ezio. Ed ora in poi potete contare su di noi per qualunque cosa, quando volete. Sta bene. Se per caso dovessi aver bisogno di denaro, lo chiederò a voi. E cosa sta facendo? Già visto te. Ehi, straniero! Oh, grazie a Dio, siete giunti, fratello. Non dategli tregua. Fatemi rapedire a questi cani bastardi. Siamo dalla vostra parte.
Ehi, vi diverti io tutto questo? Andatevene a lezione per i vostri modi bruschi. Perdonatemi, me ne vado. La paura. Ho sentito che... Armato qui. Che sta succedendo? Ah. Le nuove tasse della milizia di Corrado. I cittadini che addurranno agli esattori della linea. Non importa. I segni sulla chiave sono familiari. Il materiale l'ho già veduto prima. È simile alla mela dell'Eden, un'antica tecnologia risalente alla prima civilizzazione. Sei ferito? La caviglia. Come ti chiami, fratello? Altair.
figlio di Umar. Umar? Ah, sì. Era un bravo uomo, morto così come è vissuto, con onore. Altair! Ci hanno traditi! Il nemico ha occupato il castello! Te la caverai. E Al-Molim? Dove si trova? Era all'interno quando i crociati sono entrati. Non possiamo fare niente per lui. Altair! Lascia perdere! Dobbiamo ripiegare! Quando chiudo la porta del castello, aggirate i crociati nel villaggio e spingeteli nella gola. Non hai alcuna speranza! Abbas, niente errori. Sono qui, fratello! Ehi, lo vedo! È lì! Un altro passo e il tuo mentore morrà. Non te ne andrai vivo di qui, traditore. No, tu fraintendi. Io non sono un traditore. Perché non posso tradire coloro che non ho mai amato. Allora sei due volte miserabile, perché hai vissuto nella menzogna. Adesso chiami il tuo cane a proteggerti? Oh, mi deludi! Perché non condividi ciò che hai appreso con tutti come un assassino che si rispetti? Perché non condividi con i tuoi fratelli la reale estensione della tua ambizione? Dov'è il tuo senso di fratellanza? Scendi! Un altro buon uomo muore e tu ancora non dici nulla. Sono stupito. Mi hai insegnato molte cose, Al-Mualim, ma la pazienza non è mai stata fra queste. Parla ora, o ti taglierò la lingua così che tu non possa parlare mai più! Il tuo tempo sta per finire, vecchio! Hai troppa fiducia nel cuore degli uomini, Altair.
I Templari conoscono la verità. Gli uomini sono deboli, vili e ignobili. No, il nostro credo dimostra il contrario. Forse non sono abbastanza saggio da capirlo, ma sospetto il contrario, che sono troppo saggio per credere a una tale follia. Gli hai dato un'occasione per conservare la dignità. Perché? Nessuno dovrebbe morire senza conoscere la gentilezza. Ma ha rifiutato la tua cortesia. Era suo diritto. Altair, t'ho visto abbandonare la fanciullezza in così breve tempo che ciò mi riempie di tristezza oltre che d'orgoglio. Ti adegui al ruolo di tuo padre come fosse stato pensato per te. Non lo conoscevo bene come padre. Era prima di tutto un assassino. Anche tu sei nato nell'ordine. Te ne penti? Posso pentirmi dell'unica vita che abbia mai conosciuto. Potrebbe accadere col tempo. E starà a te scegliere la via che preferisci. Vieni, ragazzo, e tieni pronta la lama. Questa battaglia non è ancora vinta. Quindi contenevano ricordi registrati, queste chiavi, questi antichi sigilli. Ma che cos'è che cerca di dirci Altair, mi chiedo? Cosa vuole che sappia o che apprenda il futuro? Notizie del traditore Vali? L'avete trovato? Lui ha trovato noi mentre. Stamane due confratelli sono stati rapiti da questo covo. Adesso Vali chiede che cediamo la nostra proprietà ai Templari. No,
Noi non trattiamo con coloro che fanno leva sugli ostaggi. Noi li rintracciamo e li facciamo fuori. Allora dovremmo dividerci e rastrellare Galata. Non c'è tempo da perdere. Attenzione! Mio padre è malato! Piuttosto rischioso, no? Ti piacerebbe incontrare Perseus, il nostro caprone? Sei finito, bastardo! Via! È stato Vali a farti questo? Scordati di me. È un tranello. Mi ha rapito per allontanare gli assassini dal quartier generale. Sarà diretto lì ora. Via, via!
Amici, perché non acquistare da me? Ho alcune tra le migliori attrezzature del distretto. Sei un soldato abile, Ezio, ma non potrai salvare questa città da solo. Ti seguirò dai tetti. Un tempo il vostro credo mi era necessario quanto l'aria e l'acqua, ma poi i turchi invasero la Valacchia e voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia d'un uomo non gli lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, come può giovare al mondo? La pace sia con te. Claudia, sono entrato in possesso di una delle chiavi di Masyaf. E non è tutto. Ho anche scoperto una mappa, cifrata con segni e simboli, che ritengo mi condurrà alle chiavi restanti. Il suo significato rimane per me un mistero, ma per fortuna ho incontrato una veneziana disposta ad aiutarmi a decifrarla. Non devo far troppo conto sul mio successo. I Templari hanno ancora una chiave, e per recuperarla mi servirà ben più dell'aiuto degli assassini. Se riuscissi a farmi degli amici alla corte ottomana, l'accesso ai segreti di questa città mi risulterebbe molto più agevole.